Ciao a tutti, oggi andiamo a dare un'occhiata alla collezione estiva che si trova da Primark. Come sempre, questo è il punto vendita di Verona, della Digeo che si trova a Verona. Questo era il mio outfit of the day, che ci sta sempre, ve lo faccio vedere. Non ho provato tantissime cose questo giro, perché in realtà non avevo bisogno di niente. Insomma, ho provato un paio di capi giusto per che mi servivano, insomma, un paio di capi chiave e qualcosina che mi incuriosiva e anche qualche scarpa. Allora, primo look, questi pantaloni mi sono innamorata, follemente innamorata di questi pantaloni, erano una taglia in più e un po' si vedeva che erano larghi, ma oltre quello il problema principale è che avevano una macchia e quindi insomma non mi pareva il caso di comprarli e non li ho comprati perché sennò questi li adoravo, mi piace tantissimo, molto, erano molto leggeri, molto versatili e dei bellissimi colori. Questa t-shirt, senza infamia né lode, rosa, basica, non l'ho presa semplicemente perché poi si arricciava tutta sul davanti. Altra t-shirt molto basica, avevo bisogno di qualcosa di corto, rossa, con i bottoncini sul davanti che fanno molto anni 2000, non male. Di questa camicetta mi piaceva molto la fantasia e aveva del potenziale, però non so, c'era qualcosa che non mi convinceva. L'ho provata anche dentro, ma forse era troppo abbondante, forse non lo so, comunque qualcosa non mi convinceva, ma non era male. Pantaloni, mi piace molto l'elastico in vita alto perché così ci riesco a mettere su una cintura, sono belli alti di vita, colore top, super top per quest'estate che mi piacevano molto. Le scarpe mi facevano dei salsicciotti in una maniera atroce, cioè proprio mi stavano malissimo su ogni. Su qualsiasi cosa che mi potessero stare male, mi stavano male, quindi niente. Ho provato poi anche qualche costume. In realtà i costumi di Primark non è che abbiano molto sostegno, in genere non mi danno fiducia. Questo però mi piaceva, non l'ho preso solo perché non avevo completamente bisogno di un intero, però aveva le coppe, era completamente foderato, aveva le coppe, quindi aveva abbastanza sostegno e queste frappe appunto danno un pochino più di volume per chi non ha seno top. Carina la fantasia, molto delicata e tutto sommato non mi dispiaceva, la trovo molto carina come modello. Su di questo avevo tantissima speranza, ma purtroppo mi sta malissimo. Non solo il top, il sopra che mi è palesemente largo e non sostiene proprio una mazza, ma anche il sotto, in realtà il sotto era stretto, palese, cioè il contrasto col sopra è troppo basso per me. Però come costume mi piaceva tantissimo, lo cerco bianco da un po', ma purtroppo niente, andata. E anche questo è assolutamente no, cioè è un copricostume, però rimane aperto dove non lo so, cioè è una roba strana e sotto inguardabile, cioè nel senso lo spacco non era neanche male, ma era una roba strana, che no, che no, che no. E insomma, questo è stato il mio giro da Primark, molto veloce, poche cose perché non avevo tantissimo tempo e non mi interessava più di tanto. Fatemi sapere cosa vi è piaciuto e alla prossima. Ciao!